Dal Vangelo secondo Luca. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Sono parole molto difficili quelle che abbiamo ascoltato, parole che nel corso della storia spesso sono state anche fraintese. Quante volte, mentre eravamo nel dolore, qualcuno ci ha detto «Ma sì, prendi la tua croce», come se fosse una cosa leggera. Quante volte, mentre stavamo male, qualcuno ci ha detto «Ma sì, è la croce che ti dà Dio», e noi abbiamo pensato «Prendila prima tu e poi parla». Quanta retorica intorno alla croce abbiamo ascoltato. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Gesù non ci sta invitando al masochismo, non ci sta invitando a amare il dolore o a ricercare il dolore fino a se stesso, non ci sta invitando a farci del male. Piuttosto Gesù ci sta dicendo che quando amiamo e quando doniamo la nostra vita, occorre che quell'amore lo portiamo alle estreme conseguenze. E voi sapete che quando amiamo qualcuno, la croce arriva. Quando amiamo qualcuno, quell'amore è esigente. Quell'amore forse ci fa soffrire, ma non perché è bello soffrire, perché è bello amare. Ed amare significa anche farsi carico della sofferenza dell'altro. Vedete, evitare la croce non significa evitare la croce. Evitare la croce può significare evitare l'amore. L'unico modo nella vita per evitare la croce è evitare l'amare. Io conosco delle persone, purtroppo, che sono diventate egoiste, ma non perché erano cattive, ma perché hanno sperimentato la sofferenza, hanno sperimentato il peso della sofferenza e forse hanno deciso di non amare più, perché amare fa soffrire. Ma Gesù, dicendo di prendere la propria croce e di venire dietro a Lui, ci sta dicendo di continuare ad amare, di resistere nell'amore, di perseverare nell'amare. Non ci dice di perseguire la croce come fine a se stessa. Ci sta dicendo piuttosto di esprimere l'amore fino alle sue più estreme e più radicali conseguenze. Un genitore lo sa, amare significa anche farsi carico della croce. Uno sposo lo sa, ti accolgo nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Amare significa farsi carico anche delle croci che arrivano nella vita. Ma è bello questo. L'amore resiste e resiste anche presso la croce. Non a caso Gesù dice: quando costruisci una torre, calcola la spesa, vedi se hai mezzi per portarla a termine. Che significa questo portare a termine? Significa la tenacia dell'amore, la resistenza nell'amore, la perseveranza nell'amore. L'amore resiste. Se sei un po' tentato di dire «Ma chi me lo fa fare? Ma fammi smettere di amare, perché l'amore mi ha portato questa croce», te lo chiedo con tutto il cuore. L'amore resiste, resisti, non smettere di amare. Il tuo amore sia più grande anche di ogni dolore. Il tuo dolore, se c'è qualche dolore nella tua vita, non ti renda neanche un grammo più cattivo. Resta buono e continua ad amare.